Allora, durante la pausa un ragazzo, uno di voi, uno studente, mi ha chiesto ancora un dettaglio sulla potenza del rumore, della componente di rumore. E per rendere ulteriormente chiara la cosa, magari può essere utile anche agli altri, vi ricordo che quando abbiamo visto l'effetto del filtraggio sul rumore grossiano bianco, avevamo a che fare con un segnale passabanda che aveva banda W, quindi il nostro segnale aveva questo aspetto e la sua banda era W. Di conseguenza, quando veniva riportato in banda base, la sua banda era W, ma era un segnale complesso e andava da meno W mezzi a più W mezzi, per cui la componente di rumore aveva PSD in fase N0 mezzi, in quadratura N0 mezzi, e la potenza di rumore in fase in quadratura era N0 mezzi per W, cioè N0 W mezzi, mentre la componente passa a basso aveva potenza N0 W. Qui noi, il nostro W qui equivale a W mezzi prima, perché stiamo analizzando un segnale modulato in AM che ha una banda 2W. Ok? Avendo banda 2W, quando la riportate in banda base, questo è 2W. E quindi la componente in fase e in quadratura hanno potenza N0W. Perché? Perché questa è una modulazione M a doppia semibanda e quindi il nostro segnale modulato non ha banda W come è giusto che sia, ma ha banda 2W, fra virgolette è un po' sprecone in banda questa forma di modulazione. Questa è proprio un assist per introdurre il formato di modulazione successivo, che è la modulazione a singola semibanda. SSB AM, cioè dopo la DSB, double sideband, modulazione a doppia semibanda, vediamo la SSB, single sideband, modulazione a singola semibanda. Sempre AM per una modulazione di ampiezza, anche se vedremo non è proprio di ampiezza. Tutto nasce dal fatto che il segnale da trasmettere è un segnale reale a due semibande, la parte delle frequenze positive e la parte delle frequenze negative, e ho soltanto una delle due informative, perché l'altra si può ottenere dalla prima proprio perché il segnale è reale. Allora perché trasmettere entrambe? Non si può trasmettere soltanto una delle due semibande? Sì che si può fare. E in questo caso occuperemo la metà di quello che abbiamo occupato fino adesso in banda, cioè non 2W, ma proprio W. Vi ricordo che due o tre cose che ci sono utili poi per presentare l'espressione del segnale modulato in SSB, che la trasformata di Fourier del gradino UDT era 1 su 2π greco FC, 1 su 2π greco i f più un mezzo delta. Di conseguenza l'antitrasformata del gradino in frequenza era un mezzo delta di t più un mezzo 1 su 2π greco i meno f, moltiplicando per i e per i al denominatore, cancelliamo il meno e abbiamo più i volte 1 su π greco f. Se invece vogliamo trasformare u di meno f, cioè il gradino ribaltato che mi seleziona soltanto le frequenze negative, abbiamo lo stesso oggetto, soltanto che abbiamo, scusate, qui c'è t chiaramente, meno t al posto di t, la delta non cambia, cambia soltanto il segno nel secondo termine. E vi ricordo anche che
l'uscita di un filtro che ha risposta in frequenza h di t uguale 1 su pi greco t è x cappuccio di t che è chiamata trasformata Hilbert. Ok? Questi sono un minimo di richiami di teoria segnale che abbiamo già fatto quando abbiamo introdotto l'equivalente passo a basso. E il sì. Ci risultano utili perché noi dobbiamo fare proprio questo, trasmettere una sola delle due semibande, e per selezionare una semibanda, cioè le frequenze positive o negative del messaggio che voglio trasmettere, basta moltiplicare in frequenza per un gradino unitario. Quindi se noi abbiamo questo segnale, che ha uno spettro, avrà sempre uno spettro di ampiezza di fase, va bene? Se questo è lo spettro di ampiezza e la fase magari ha l'andamento che volete, lo faccio vedere solo in ampiezza, e volete selezionare soltanto le frequenze positive, queste qui le potete selezionare semplicemente moltiplicando MDF per UDF. Upper sideband. Se invece volete selezionare le frequenze negative, lower sideband, single sideband, basta moltiplicare il segnale per UD-F. Ok? Se voglio selezionare una banda, moltiplico in frequenza per UDF, quella positiva. Se voglio selezionare le frequenze negative, moltiplico in frequenza per UD-F. Vuol dire che nel tempo sto facendo la convoluzione con quelle di sopra o con quelle di sotto. Convoluzione per delta dal luogo a messaggio stesso. Convoluzione per 1 su pi greco t dal luogo al trasformata di Hilbert del messaggio. Quindi qui avrete un mezzo m di t più i volte m cappuccio di t, e qui avrete un mezzo m di t meno i volte m cappuccio di t. Ok? Nella modulazione a singola semibanda seleziono soltanto una delle due semibande, quindi vuol dire che nel segnale passa a basso prendo solo le frequenze positive o negative. Se prendo quelle positive vuol dire che sto trasmettendo questo segnale qui. Avendo preso solo le frequenze positive, scusate, lo spettro non è più ermitiano e dunque il segnale è complesso, e infatti c'è questa espressione. Se prendo solo le frequenze negative trasmetto questo segnale qui, che è complesso, ovvio. Ma infatti questo è l'equivalente passo a basso di un segnale passo a banda, che avrà soltanto questa frequenza attorno a più o meno FC o questa gamma di frequenza attorno a più o meno FC. Quel segnale sarà reale, però. Che aspetto ha quindi il modulatore e l'espressione segnale trasmesso? Il messaggio viene moltiplicato per AC su radice di 2
è per più o meno a C su Rc2. L'uscita di sotto viene mandata a un filtro che fa la trasformata di Hilbert. E quindi qui avremo AC su Rc2 m di t, mentre qui avremo AC su Rc2 m cappuccio di t. E avremo il più o meno, perché se non moltiplicato per più AC avrò più m cappuccio, se ho moltiplicato per meno AC avrò meno AC m cappuccio. Perché più o meno? Perché a secondo che faccio l'operazione moltiplicazione per più o per meno, avrò più o meno m cappuccio, cioè avrò selezionato la banda di sopra o quella di sotto. Mando questa coppia di segnali m m cappuccio, sono il mio equivalente passo a basso, perché l'equivalente passo a basso è un segnale complesso con parte reale e parte immaginaria, ma è semplicemente il segnale complesso ha il significato di una coppia di segnali reali che vengono mandati su due rami del modulatore, parte reale su un ramo e parte immaginaria sull'altro ramo. Quindi questo qui moltiplica per radice 2 coseno, il ramo di sotto moltiplica per meno radice 2 seno, e i due rami vengono sommati. L'uscita sarà AC m di t coseno meno più stavolta, perché viene moltiplicata per meno seno, quindi se c'era più diventa meno, se c'era meno diventa più, AC m cappuccio di t seno di 2π greco fct. Come vedete, finalmente abbiamo un formato di modulazione che usa entrambi i rami del modulatore, e devo utilizzare entrambi se voglio avere la banda W occupata sul canale invece che 2W. Ma un altro modo di scrivere il segnale bassa banda è anche quello di ampiezza coseno di 2π greco fct più fase. E l'ampiezza chi è? L'ampiezza è il modulo dell'equivalente passo a basso, cioè radice di parte reale più parte immaginaria, quindi m di t al quadrato più m cappuccio di t al quadrato. La fase chi è? È arcotangente di y su x. Quindi è meno più m cappuccio di t diviso m di t. E questa arcotangente è quella a 4 quadranti, ok? Questo è il luogo, l'angolo fra meno pi greco mezzo e pi greco mezzo. E non fra... scusate, fra meno pi greco e pi greco, non fra meno pi greco mezzo e pi greco mezzo. Insomma, niente di che. Per trasmettere a banda W deve selezionare soltanto una delle due semibande. Quindi il segnale da trasmettere è complesso e quindi utilizzerò entrambi i rami del modulatore. Chi è il segnale da trasmettere complesso? L'abbiamo visto. Quello di sopra e quello di sotto. M più M cappuccio oppure M meno M cappuccio. Allora, al modulatore devo utilizzare come input M e M cappuccio. E quindi avrò m sul coseno e m cappuccio sul seno, o se preferite potete scrivere in quest'altra maniera, come sempre potete fare quando avete un segnale passa a banda. E quella è l'espressione del segnale trasmesso, quindi fatela chiamare, fino adesso l'abbiamo sempre chiamata x e t. In alternativa punto, scusate, vi faccio vedere differente che aspetto ha il segnale trasmesso, cioè x di f ha questo aspetto.
quando seleziono la semibanda di sopra, se seleziono la semibanda di sotto, XDF ha quest'altro aspetto. Ok? Insomma, ho preso soltanto una delle due semibande. Ma se io devo prendere una sola delle due semibande, allora si capisce perché un metodo alternativo per fare questo modulatore, per implementare questo modulatore, è semplicemente quello di utilizzare un modulatore standard a doppia semibanda. Cioè moltiplicare per un coseno e basta. E poi l'uscita filtrarlo con un filtro passabanda. A banda passante FC più FC più W oppure FC meno W più FC. Questo è un semplice modulatore DSB a doppia semibanda, prende il messaggio e lo moltiplica per il coseno, quindi il segnale è qui, a questo spettro, FC meno FC, questa banda è 2W, e poi con filtro passabanda seleziono soltanto la banda di sopra fra FC e FC più W, oppure di sotto, tra FC meno W e FC. Ok? Questo filtro passabanda è, giusto per capirci, questo oggetto qui. E seleziono soltanto una delle due porzioni, il bando. Anche questo formato di modulazione lo analizzeremo in termini di potenza trasmessa, banda occupata sul canale, SNR ricezione. Valutiamolo. Valutiamo queste tre grandezze. Potenza trasmessa. La potenza trasmessa è molto facile da valutare. Sto trasmettendo esattamente la metà della potenza che trasmettevo nel caso a doppia semibanda, perché sto trasmettendo soltanto metà del segnale. E siccome il segnale è reale, la PSD è pari, la metà di destra e la metà di sinistra sono uguali, sto trasmettendo esattamente la metà della potenza. Quindi, se prima avevo una potenza che era AC4 mezzi potenza del messaggio, ora trasmetto AC4 quarti. Perché il mio messaggio P, il messaggio M che ha potenza P con M, ha P con M mezzi di potenza a destra e P con M mezzi di potenza a sinistra. Cioè questa parte qua ha potenza P con M mezzi e questa parte qui ha potenza P con M mezzi. E io ne sto trasmettendo solo una. Chiaro? Questo perché il segnale è reale, quindi queste due parti sono uguali. Non uguali. In modulo sono pari e in fase sono... Banda occupata sul canale, stavolta è W, esattamente la giusta banda, non 2W. Quindi questo formato di modulazione è più efficiente in banda, perché la banda occupata sul canale non è il doppio della banda del segnale, ma esattamente la banda del segnale.
SNR? Beh, per valutare l'SNR devo riferirmi a un demodulatore. Che demodulatore posso utilizzare? Quello coerente o quello incoerente? Bene, non posso altro che utilizzare il demodulatore coerente, perché il motivo lo capite se andate a guardare l'espressione segnale modulato. Nell'espressione segnale modulato, se vi ricordate, c'è A di T coseno di 2π FCT più θ di T, la fase. Quindi in questo caso l'informazione è immagazzinata sia nell'ampiezza che nella fase. Se il canale introduce una fase, una rotazione di fase aleatoria, e la vostra informazione è immagazzinata sia nell'ampiezza che nella fase del segnale trasmesso, è chiaro che sommandoci una fase aleatoria rende questa fase qui completamente aleatoria, e quindi voi avete perso la fase. Avendo perso la fase del segnale non potete ricostruire il segnale. Quindi non è possibile utilizzare un demodulatore incoerente. Vi serve un riferimento di fase, si può utilizzare solo un demodulatore coerente. E come si fa un demodulatore coerente? Si mette nel segnale trasmesso un piccolo segnale pilota, tono pilota, e in ricezione si estrae quel tono pilota con un circuito che fa il recupero della fase. Il riferimento di fase viene mandato al demodulatore coerente. E si fa la demodulazione coerente. All'uscita del demodulatore coerente, che avrà due rami, io prenderò solo uno dei due, quello ci sta il messaggio, che sull'altro c'è una trasformazione del messaggio, il megacuccio, prenderò soltanto l'uscita sul ramo in fase, e avrò AC sul radice 2 MT più N con C di T. Ok? Se faccio una demodulazione coerente sul ramo in fase, avrò esattamente quello che avevo sul ramo in fase nel modulatore. Se voi girate pagina nel vostro quaderno di appunti e andate a vedere che aspetto ha il modulatore, vedrete che sul ramo in fase c'era AC mezzi MDT. Quindi l'uscita sarà AC mezzi MDT. In più c'è anche il rumore. Di conseguenza il rapporto segnale-rumore è potenza di segnale, che è AC quadro mezzi pi con m, diviso potenza di rumore, che è N0V2. Anche in questo caso non vedo la potenza ricevuta, e quindi non riesco a capire, scritto in questa maniera, quanto sia l'SNR rispetto all'SNR in banda base. Mi riconduco a un'espressione in cui al numeratore vedo veramente la potenza trasmessa. La potenza trasmessa è un mezzo di questo oggetto, quindi basta che moltiplico numeratore e denominatore per un mezzo. In questo caso avrò AC quadro quarti pi con m diviso N0 V doppio mezzi. Ok? Questa è la potenza trasmessa, che avendo considerato un canale a attenuazione unitaria è anche uguale alla potenza ricevuta. Questa è la potenza di rumore nel caso di trasmissione in banda base. Ricordate che stavolta sto mandando un segnale
che ha soltanto un pezzo di banda da 0 a W. Qui l'ampiezza non è 2W, ma nell'equivalente trasmissione in banda base sarebbe W come ampiezza di banda. Quindi W per n 0 mezzi fa n 0 W mezzi. E questa è esattamente l'SNR in banda base. Per cui le prestazioni in termini SNR garantite dalla modulazione a ciclo 6 in banda sono esattamente quelle nel caso di trasmissione in banda base. Vi ricordo che dovete avere in mente questo schema, va bene? 0, W. Questo è il contributo di segnale, la PSD. E questo è il contributo di rumore, la PSD del rumore. In un equivalente trasmissione in banda base, ok? Dove la potenza trasmessa è questo oggetto qua. Vuol dire che sto trasmettendo soltanto mezza banda in banda base. Qui non da meno W, ma da 0 W. Trasmesso la metà della potenza, vedete? A C 4 quarti P con M, questa è proprio la potenza trasmessa che diventa la potenza ricevuta. E come potenza di rumore ho N 0 mezzi per W. Ok? Domande? Se non ci sono domande vi faccio un'osservazione. Sul utilizzo di questo formato di modulazione. In particolare questo formato di modulazione è particolarmente vantaggioso nella trasmissione del multiplex del segnale telefonico. Perché? Perché in quel caso io sto trasmettendo voce. Quindi è vantaggioso nella trasmissione del segnale telefonico. Perché uno, la banda, scusate, la densità spettrale potenza della voce umana ha un andamento del genere e il contributo di più significativo della potenza è concentrato nelle frequenze 300-3300 Hz. Avendo una PSD di questo tipo, io posso facilmente implementare il modulatore come una modulazione DSB e poi un filtro passabanda, perché il filtro passabanda può avere una banda di transizione anche non nulla, cioè non deve essere per forza un filtro passabanda ideale, può essere anche un filtro passabanda ideale che mi taglia soltanto le frequenze positive o negative. E la banda di transizione può essere anche non nulla, perché tanto il segnale da trasmettere ha potenza nulla a quella frequenza. Se il segnale da trasmettere avesse un contributo di potenza non nulla a queste frequenze, allora se io lo vado a moltiplicare per un segnale, per un filtro passabanda con banda di transizione non nulla, in quella zona il filtro distorcerebbe il segnale. Mentre qui il segnale non c'è, quindi se anche utilizzo un filtro con banda di transizione non nulla, distorce il segnale che è zero, quindi non ha effetto di distorsione. Mi spiego meglio. Se devo trasmettere questo segnale, ok? E lo moltiplico per un filtro ideale, anzi per un filtro non ideale, per cui la sua andamento e frequenza è questo. Non ideale, abbiamo detto, che è un filtro passabanda non ideale, quindi
AFC comincia a scendere e se ne va giù così, e poi qui fa così, va bene? Che succede all'uscita? Che non avrò selezionato soltanto la semibanda di sopra, perché vedete qui che succede? Da qui sarà esattamente questo, ma qui lo abbassa un po' e poi lo manda a zero soltanto qui. Ok? In questo caso, utilizzando un filtro reale, quando il segnale trasmettere ha una potenza non nulla a frequenza zero, fa sì che il segnale trasmesso non sia soltanto la porzione di semibanda di sopra, in questo caso, ma abbia sia una versione distorta di quel segnale. In questo caso qui invece, il segnale vocale, la situazione è questa. Io ho un segnale che è fatto così attorno a FC. Quindi se qui utilizzo un filtro reale passa banda che ha un andamento del genere con banda di transizione non nulla, l'uscita sarà ancora il segnale vocale non distorto, perché la banda di transizione va a distorcere una porzione segnale che è zero. Ok? Quindi è buono per trasmettere multiplex il segnale telefonico, perché il segnale telefonico, la PSD è il segnale telefonico, quindi il segnale vocale, ha un contenuto di potenza alle basse frequenze praticamente nullo. Due, è molto efficiente in banda. Per cui può accomodare il doppio degli utenti. Prende il segnale vocale e se lo trasmetto in DSB posso accomodare 4K utenti. Se lo trasmetto invece in SSB posso accomodare 2K utenti, perché occupo la metà della banda in frequenza. E 3, è vero, la demodulazione è un po' più complicata perché richiede un demodulatore coerente, tuttavia, e quindi l'inserimento di un tonopilota in trasmissione e un ricevitore coerente che è un po' più difficile da implementare, tuttavia io non la posso cavare perché posso mandare un unico tonopilota per tutti i segnali di tutti gli utenti. Unico tono pilota. Ok? Efficiente in banda perché riesce a trasmettere soltanto le frequenze positive o negative del messaggio, che essendo reale è univocamente determinato da una delle due. Tuttavia abbiamo detto che può essere, che questa operazione può essere fatta in maniera facile tramite un filtro bassa banda se il segnale a trasmettere ha una potenza alle frequenze nulle, quindi a zero, trascurabile. In quel caso il filtro bassa banda lo potrei fare con una banda di transizione non nulla, perché tanto in quel caso andrebbe a distorcere una parte del messaggio che ha potenza nulla. Tuttavia in segnali in cui la potenza alle frequenze zero, quindi le basse frequenze, non è trascurabile, come ad esempio il segnale televisivo, questo scherzetto per virgolette non vale. E quindi se uno utilizza un filtro bassa banda reale si ritrova con un segnale ricevuto dopo demodulazione che è distorto nella zona delle basse frequenze. Tuttavia si può fare un filtro ricevente, scusate, un filtro trasmittente, non ideale ma reale, che ha una piccola banda di transizione che si chiama appunto banda vestigiale. Bene, questo filtro a cui si rilassano le specifiche essere ideale ma si
consente di avere una banda di transizione non nulla, che viene chiamata banda vestigiale. Questo filtro, bene, può essere progettato in maniera tale che in ricezione, dopo la demodulazione, quando le due componenti, la frequenza FC e MNFC, si vanno a sommare, queste due repliche distorte danno luogo a un unico segnale non più distorto. Mi spiego meglio andando a presentare questa forma di modulazione. Si chiama vestigial side, single sideband. Come detto, il segnale modulato è un segnale modulato in SSD e quindi si può ottenere come AC messaggio coseno filtrato da un filtro bassa banda, che stavolta però è reale. Si capisce meglio se andiamo a guardare questa, il segnale trasmesso nel dominio della frequenza. Nel dominio della frequenza avremo AC mezzi, MDF meno FC più MDF più FC e la risposta in frequenza del filtro, ok? In ricezione cosa facciamo? Prendiamo il segnale ricevuto, si moltiplica per radice 2 coseno e si filtra passo a basso. Che aspetto ha il segnale in ingresso al filtro passo a basso? Beh, è quello stesso oggetto moltiplicato per un coseno. Meglio vederlo dal punto di vista della frequenza. Quindi avremo questo oggetto modulato. Il coseno dà luogo a un mezzo delta più e delta meno, ma c'è il radice 2 davanti, quindi 1 su radice 2. Quindi AC su radice 2, un mezzo, e avremo quell'oggetto traslato a FC, quindi MDF più MDF più 2FC, HDF più FC, più lo stesso oggetto traslato a meno FC, quindi più MDF meno 2FC più MDF, HDF meno FC. Ok? Bene, una volta che ha questa espressione, il dominio della frequenza, quindi una volta che l'abbiamo scritto in questa maniera, si vede subito quali sono gli oggetti che passano il filtro passo a basso. Perché questo sta a frequenza 0. Questo qui è a frequenza 2FC, non passa. Questo è a frequenza 2FC, non passa. Questo è a frequenza 0, passa. Quindi l'unica cosa che passa all'uscita del filtro è AC su radice 2, MDF in evidenza perché sta sia qui che qui, ripeto, queste due non passano, il filtro passa basso, e rimane HDF meno FC più HDF più FC mezzi, e come vedete l'uscita è una versione distorta del segnale trasmesso, perché non vedo M con F, cioè il messaggio M con T, ma vedo M con F distorto dal filtro, perché questo filtro non è passabasso, è passabanda ideale. Tuttavia, se voi progettate il filtro trasmittente, quello che fa il filtraggio passabanda in trasmissione, H, in modo tale che quella quantità HDF meno FC più HDF più FC è costante nella banda del messaggio, perché a me interessa che sia costante nella banda del messaggio, così non distorce il messaggio, che poi abbia sia non costante al di fuori della banda del messaggio non mi interessa,
perché andrà a distorcere frequenze che però non sono quelle del messaggio. L'importante è che non distorca il messaggio. Quindi una banda del messaggio che va da meno W W, se questa quantità è costante, allora non c'è distorsione. Allora l'uscita è circa uguale a C su radice 2 M con F per questa costante. E come vedete abbiamo una versione ora non distorta del messaggio. Il disegno che rende un po' l'idea è questo qui. Che aspetto di avere quindi questo filtro? Potrebbe avere un aspetto del genere. Ok? Come vedete dovrebbe tagliare soltanto la porzione da FC a FC più W, questo è FC, questo è FC più W, qui c'è FC meno W, dovrebbe tagliare soltanto le frequenze positive del messaggio, quindi FC e FC più W. Invece, essendo un filtro reale, a banda di transizione nulla lascia passare anche alcune frequenze negative del messaggio. Questo è il modulo di HDF, ok? Oppure supponiamo che HDF sia reale, quindi ha questo aspetto. Questo è meno FC meno W, questo è meno FC e questo è meno FC più W, ok? Bene, allora io quando vado a fare l'operazione di modulazione, quindi moltiplicare un coseno, questa risposta in frequenza viene spostata a destra e a sinistra. Quando questa viene spostata a destra, la replica sta meno FC finisce a 0 e a 2FC. Quando la sposto a destra, la replica che stava a FC finisce a 0 e a meno 2FC. Se questo filtro è fatto in maniera tale che in questa zona le due repliche si vanno a sommare in maniera opportuna e danno luogo a un segnale costante, in questa banda, allora il messaggio rimane non distorto.